Bitonto di FormexPA, eh, vi do il benvenuto a questo ventiduesimo webinar del ciclo innovazione digitale. Oggi parleremo di procurement e eh, dei processi di innovazione per le pubbliche amministrazioni e per le imprese per tutto ciò che riguarda gli appalti e i contratti pubblici. Eh, oggi abbiamo con noi Emanuela Mariotti dell'area di trasformazione digitale di Agit, Fabio Massimi sempre di Agit e Roberto Reale sempre dell'area trasformazione digitale di Agit e Albenzio Cirillo della Fondazione Ugo Bordoni. Benissimo, buongiorno a tutti, vedo che state già intervenendo in chat. Uh, vi ricordo che il ciclo di questi webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agit e FormExpA Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo di questo ciclo è quello di agevolare il lavoro delle pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale, nonché raccontare insomma, le attività che eh, Agid sta facendo appunto nell'ambito del piano triennale e anche insomma, tutte le attività eh, inerenti all'innovazione digitale. Il tema di oggi, l'e-procurement, riguarda la digitalizzazione dei processi di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione. Il tema è uno dei driver più importanti delle politiche della Commissione europea e, ed ha l'obiettivo di semplificare, rendere più efficiente e trasparente le, proced le procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici in tutte le sue fasi di pre- e post-aggiudicazione. Quindi ehm, le direttive europee chiedono anche all'Italia di eh, appunto, eh, svolgere iniziative, di ricepire le direttive europee e di svolgere le azioni necessarie affinché appunto, eh, venga avviato anche in Italia un processo di procurement. In questo contesto appunto, abbiamo il decreto legislativo numero 50, il codice dei contratti pubblici, che eh, ha dato mandato proprio a Agid di emanare delle regole tecniche specifiche, a cui Agid il gadget ha risposto con una circolare del 3, eh, circolare 3 del 6 dicembre 2016 dove appunto vengono definite le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. Eh, di questo appunto ci parleranno in dettaglio, nonché delle attività di Agid, ehm, i nostri relatori di oggi. Eh, Elena Mariotti eh, ci, parlerà, eh, ci farà una panoramica sulle novità introdotte dal codice degli appalti e della strategia per la riforma del sistema degli appalti pubblici. Fabio Massimi. Eh, ci parlerà degli indirizzi tecnologici europei in ambito di procurement. Roberto Reale e Albenzio Cirillo ci parleranno dei servizi previsti dall'Unione Europea per l'implementazione del Single Market, il servizio europeo e e eh, l'integrazione attraverso il progetto Italian Interoperable e-Procurement. Eh, vi ricordo che eh, potete porre domande ai nostri relatori tramite la chat. Noi le selezioneremo e cercheremo di rispondere a quante più domande possibile, insomma, nei tempi del, eh, previsti da questo webinar. Vi ricordo inoltre che la registrazione e i materiali di, che verranno condivisi dai nostri relatori saranno pubblicati sulla pagina di eventi EventiPA, quella dedicata al nostro, a questo evento, all'evento di oggi. E quindi tramite questo link a breve troverete le, le slide del, dei nostri relatori, eh, nonché eh, la registrazione probabilmente dal pomeriggio. Quindi eh, direi a questo punto appunto di avviare il webinar e chiederei alla prima relatrice di oggi, Emanuela Mariotti di Agit dell'area trasformazione digitale, di attivare il proprio microfono e la propria webcam eh, in modo da cominciare a entrare nel vivo del, del tema di oggi. Buongiorno, Buongiorno Emanuela. Sì. Eh, mi sentite? Ok, chiedo sì. alla regia di condividere le slide e appunto possiamo avviare. Manuela, puoi cominciare? A te la parola. Sì. E... Buon grazie, a grazie a Michela. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io sono Mariotti, Emanuela Mariotti di Agid dell'Ufficio Trasformazione Digitale e mi occupo in tale ambito di e-procurament. Eh, L'obiettivo del, del mio intervento è quello di offrire una panoramica generale sulle principali eh, novità introdotte. Dal codice degli appalti, soprattutto in ambito di innovazione digitale. Eh, il eh, aspettate, che vorrei seguire un attimo la. L'intervento eh, si eh, suddivide concettualmente in due parti. Eh, la prima, eh, dove viene effettuato un escursus su, su quelli che sono stati i passi, che hanno portato alla definizione del nuovo codice dei. Dei contratti, eh, dei contratti pubblici, per passare ad una seconda parte in cui viene defin vengono definite più dettagliatamente le varie modalità di attuazione eh, in ambito nazionale del sistema di procurement. Parlare di normativa in termini di eh, appalti pubblici, eh, per parlare di normativa in termini di contratti pubblici, è necessario ehm, ampliare il contesto di riferimento e eh, diciamo, definire quella che è la visione europea del, del mercato unico eh, di accesso ai servizi digitali. Che cos'è il, il mercato unico dei servizi digitali? È una visione, eh, una visione europea che è stata concepita proprio per garantire quella parità di accesso a tutti i prodotti e servizi digitali, per eh, far sì che tutti i cittadini, le imprese e i governi europei possano usufruire e beneficiare di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dalla, messi a disposizione dalla rivoluzione digitale. Possiamo quindi pensare eh, al mercato unico come ad uno spazio comune, condiviso, privo di tutte quelle barriere che, che ostacolano l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali. E eh, eh, si capisce l'importanza che eh, l'Unione eh, ha verso l'applicazione e l'attuazione del, del, del mercato, in quanto gli studi mostrano che proprio questa libertà di movimento in questo spazio senza ostacoli eh, può portare un contributo significativo all'economia eh, all europea e creare nuovi posti di lavoro. La strategia per il mercato unico eh, comprende un, una serie di iniziative e di azioni che eh, si possono eh, condensare su tre filoni principali. Quello di migliorare l'accesso a beni e servizi digitali in tutta Europa, quello di creare un contesto favorevole affinché possano svilupparsi le reti digitali e i servizi innovativi e infine ehm, uh, quello di massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. È in questo contesto proprio che si inserisce la digitalizzazione degli appalti pubblici, eh, che rappresentano, eh, da fonti della Commissione europea, rappresenta circa il 19% del PIL del, dell'Unione europea, con una spesa annua pari a più di 2 miliardi da parte delle amministrazioni. E, e quindi, in questo senso, rappresenta ovviamente una delle leve prioritarie per l'attualizzazione del mercato unico dei servizi digitali. Eh... Questo ha portato ovviamente, eh, questa visione ha portato ovviamente la Commissione a eh, rivedere il quadro eh, normativo afferente alla, a, agli appalti pubblici, ridefinendone uno nuovo, chiaro e unitario, in modo da dare una dimensione degli appalti eh, legata a, appunto, al nuovo mercato digitale europeo, al fine di scongiurare quel rischio della frammentazione del mercato stesso spesso dovuta all'incompatibilità dei sistemi e delle norme diverse utilizzate da vari Stati nell'ambito degli appalti elettronici. Eh, quindi eh, si è giunti pertanto alla definizione a livello comunitario delle direttive sui contratti pubblici, le direttive del 2014, la 23, la 24 e la 25, che hanno portato al recepimento, che sono state recepite in Italia eh, con il decreto legislativo 50 del 2016, il cosiddetto codice dei contratti pubblici, eh, la cui strategia eh, era stata... In inserita nel Piano d'azione Nazionale Appalti Pubblici allegato all'accordo di partenariato Italia-Europa del 2014-2020. È importante osservare come la Banca Mondiale stima che l'innovazione digitale apportata da questa riforma dei contratti pubblici potrà, produrrà risparmi compresi tra il 6 e il 13% sul totale della spesa pubblica. Uh, ai fini di eh, diciamo, uh, capire li, la, la, il valore e l'importanza che la normativa ha introdotto è utile avere una visione complessiva del processo d'acquisto. Processo d'acquisto che si articola in eh, tre fasi principali, in tre no. macrofasi che sono quelli della pubblicazione, del svolgimento della gara che vero e proprio, che si compone di varie sottoattività che vanno dall'offerta, dall'istituzione eh, dall ehm, dall della commissione di gara, per arrivare sino poi alla giudicazione della gara stessa e la stipula del contratto. Questo, questo scenario, eh, questo processo di acquisto... Ehm, si completa con delle fasi iniziali alla fase di eh, aggiudicazione che è quella relativa alla eh, raccolta dei fabbisogni e, e di programmazione della spesa pubblica e ad una fase post aggiudicazione relativa alla definizione di tutto il ciclo dell'ordine di fatture e di pagamento. Eh, quindi è importante notare come la, la normativa abbia eh, introdotto questa sostanziale no novità cioè di rendere obbligatorio l'utilizzo degli strumenti AST nelle diverse fasi del processo di questo processo vengono qui elencati una serie di eh, disposizioni predente, prese, dei, presenti nel, nel codice dei contratti eh, che eh, Elenco, un elenco di queste disposizioni che obbligano l'utilizzo appunto degli strumenti esti in queste diverse, in queste fasi del, del processo. L'articolo 72. È... Eh, prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara in formato elettronico, eh, l'articolo 74 che prevede l'accesso eh, per via elettronica ai documenti di gara, l'articolo 85 che eh, eh, prevede l'utilizzo del documento di gara unico europeo che è l'autodichiarazione utilizzata dagli operatori come prova, prova preliminare da utilizzarsi in formato esclusivamente elettronico. L'articolo 88 che prevede l'utilizzo del registro online e Certis, che è un sistema elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea per effettuare una mappatura dei certificati equivalenti tra gli Stati membri. E l'articolo 40 che eh, prevede l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica per tutti gli scambi e le comunicazioni che avvengono nell'ambito delle procedure di acquisto e negoziazione. Da, da tutto questo impianto normativo messo a punto dal nuovo codice dei contratti possiamo pertanto dire che le procure a pubblico si sostanzia eh, essenzialmente nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici sia nelle diverse fasi del processo di acquisto che anche nel eh, svolgimento di tutte quelle attività adesso correlate e che concorrono alla realizzazione dell'integro ciclo di vita degli acquisti. Vediamo ora come eh, eh, si è eh, attuato il percorso e quali sono le modalità eh, di attuazione in ambito nazionale eh, del, del sistema di procurament. Per far ciò ripartiamo da quelli che sono gli obiettivi delle Procuramento stesso, che si possono sostanziare essenzialmente eh, ehm, in questi due eh, obiettivi. Il primo uh, l'accelerazione della digitalizzazione dei processi di acquisto per consentire eh, di raggiungere una percentuale vicina al 100% eh, per le pubbliche amministrazioni di poter effettuare le transazioni di acquisto in modalità digitale. Il secondo obiettivo è quello della eh, digitalizzazione, di arrivare alla digitalizzazione dell'intero processo di e-procurement. Il raggiungimento di questi obiettivi così sfidanti richiede una forte collaborazione tra tutti i diversi soggetti coinvolti sia pubblici che privati e l'attivazione di varie strategie e strumenti proprio per governare tutti i piani di sviluppo afferenti alle procurement. In tal senso fa riferimento all'articolo all 212 del codice dei contratti che ha previsto l'istituzione di una cabina di regia e quindi di una struttura organizzativa eh, dedicata proprio alla governance del, degli procurement. Il modello strategico di evoluzione del Sistema nazionale di procurement è stato anch'esso inserito nel piano triennale per l'informatica 2017-2019, approvato con DPCM del 31 maggio 2017. Nell'ambito di tale documento eh, è, è, è definita quindi la. Uh, con proprietà quale infrastruttura e materiale nazionale di e-procurement che interconnette in modalità interoperabile tutti gli attori del processo di acquisto in modo da garantire a tutta la pubblica amministrazione la gestione e la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita. Il conseguimento eh, degli obiettivi sopra indicati eh, richiede una serie di azioni che si articolano prevalentemente su due linee di intervento che sono l'interoperabilità tra i sistemi e i dati coinvolti e la digitalizzazione delle procedure. L'interoperabilità tra i sistemi e i dati coinvolti applica il principio del ONCE-HOLLY principle e che prevede la eh, possibilità di inserire la stessa informazione ed eseguire la stessa azione una sola volta nel corso dell'intero processo e eh, vorrei fare riferimento eh, proprio per l'interoperabilità dei sistemi e dati coinvolti alla circolare AGID, eh, la Circolare numero 3 del 2016, eh, recante regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e negoziazione, e che rappresenta il primo eh, riferimento, il framework di riferimento per l'interoperabilità e la cooperazione del, del sistema di e-procurement. La digitalizzazione delle, delle procedure è l'altro asset importante di intervento. A questo proposito ricordo l'articolo 44 del codice digitalizzazione appunto, delle procedure eh, che prevede la pubblicazione di un decreto ministeriale in cui eh, definire le varie modalità di digitalizzazione del processo individuando quelle norme tecniche per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Viene qui rappresentata, eh, diciamo, si può rappresentare a livello ovviamente puramente eh, semplificativo e non esaustivo oh, il modello di cooperazione e di riferimento del sistema di e-procurement. Sistema inteso quindi come un insieme di eh, regole di funzionamento, di processi, di modelli, di, di modelli semantici, di standard, di sistemi telematici, di banche. Che dati che concorrono alla gestione in modalità digitale dell'approvvigionamento della, um, eh, dell pubblico. Uh, Volevo, con riferimento a tale modello, volevo un attimo fare un focus su uno degli elementi del, eh, di tale modello che è la banca dati degli operatori economici. Banca dati degli operatori economici istituita ai sensi dell'articolo 81 del, del codice dei contratti eh, che ha l'obiettivo fondamentale di semplificare il processo di verifica a carico della stazione appaltante, di semplificare quel processo di verifica dei requisiti ehm, che, eh, dichiarati dagli operatori economici per la partecipazione ad una gara. Eh, dal punto di vista eh, architetturale la B2E si configura eh, più che come una banca dati vera e propria come uno snodo informativo in grado di garantire quel colloquio tra le stazioni appaltanti che devono effettuare la verifica e tutti gli enti certificatori, detentori dei dati utili a, a tale verifica. Eh... È utile eh, ricordare che le regole tecniche e gli schemi adottati nel modello derivano dalla diretta applicazione della normativa europea in materia di e-procurement svolta nell'ambito del Comitato di standardizzazione europeo, il CEN, eh, di cui poi ci sarà un approfondimento nel corso del, degli interventi successivi. È utile ricordare inoltre che tra una delle principali misure economiche a supporto della realizzazione di tale modello è data dalla partecipazione dell'Italia ai, ai vari progetti europei, in particolare riferisco al programma, programma CEF. Eh, questo è una, un elenco di quelli che sono i progetti ai quali eh, stiamo partecipando, eh, in particolare eh, il primo, i IGOR, eh, si è da poco concluso ed è stato, attivato ed è stato da poco attivato ISI, che possiamo considerare come, il suo naturale, eh, come sua naturale evoluzione e che eh, riguarda l'adeguamento del processo nazionale di fatturazione elettronica verso la al fine dell'adozione del formato di fatturazione elettronica europea e che quindi nel complesso, nella visione complessiva del processo di acquisto digitale è quella che è la fase cosiddetta di post award. Nel corso degli interventi successivi di questo webinar saranno approfonditi gli argomenti relativi agli altri progetti CEF qui presentati. Si ringrazio tutti quanti per l'attenzione eh, e con questo oh, concludo la mia presentazione. Benissimo, grazie Manuela per questa eh, panoramica. Allora, ehm... Una domanda diciamo, che è arrivata in questo momento riguarda il MEPA eh, e chiedono come eh, eh, si introduce il MEPA in questo contesto. Pronto il mepa in questo contesto è già stato uh, nell'ambito del mh, è una delle varie procedure previste eh, nell'ambito del codice dei contratti eh, come procedura di eh, negoziazione eh, in modalità elettronica uh, il MEBA è inserito uh, in, in tutto il processo di acquisto come una delle varie, delle varie procedure e quindi dovrà tener conto nelle interazioni con gli altri eh, sistemi e altri enti coinvolti di quelle che sono tutte le regole di interoperabilità e di, ehm, eh, di cooperazione che sono state definite nel modello generale. Benissimo. Eh, allora, poi eh, chiedono eh, la B2E di cui sì. hai parlato è già stata sì. istituita? Allora, la B2E è prevista l'istituzione eh, nell'ambito dell'articolo 81 del codice, ma e nel. E nel in quell'ambito è prevista anche l'emissione di un decreto da parte del, eh, del Ministero dell'Infrastruttura dei Trasporti che è di prossima pubblicazione ed è quello che eh, istituirà ufficialmente eh, la, la BDOE. Nel frattempo oh, si sta lavorando alla alla realizzazione e in questo senso eh, c'è un accordo tra l'Agid e, e il MIT, eh, secondo il quale eh, diciamo, la, la BDOE è stata progettata e realizzata eh, in, in accordo a quelli che sono i dettagli del, del codice dei contratti. Eh, la realizzazione è a carico di Agid e la gestione sarà eh, ovviamente a carico del MIT. Benissimo. Un'ultima domanda arriva da Stefano Roncaglia e chiede: eh, Non gli è chiaro cosa viene richiesto alla scadenza di ottobre. È necessario adottare un portale apposito per la gestione del processo di acquisto o con la pubblicazione sul sito web istituzionale del materiale della gara e comunicazioni via PEC siamo a posto? Diciamo che eh, l'importante è appunto anche le comunicazioni via PEC che rientrano in, uh, in, questa, in questa accezione, cioè diciamo, come comunicazione eh, elettronica. Eh, diciamo il processo ovviamente sarà eh, integrato quando saranno definite e saranno pronti tutti i sistemi eh, di cui potranno disporre le varie stazioni appaltanti eh, sui quali effettuare il loro processo di, di acquisto e negoziazione. Va benissimo, va bene Emanuela, grazie per il tuo intervento. Allora direi a questo punto di passare la parola a Fabio Massimi eh, sì. che ci parlerà degli indirizzi tecnologici europei in ambito di procurement. Ecco, c'è un veloce cambio di postazione. Ehm, benissimo, allora chiedo alla regia di condividere il, le slide di Fabio Massimi e ok, eh, a te la parola e grazie. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Eh, sono, mi chiamo Fabio Massimi, lavoro qui con i colleghi. Eh, che ci accompagneranno in questo webinar alla digitalizzazione dei contratti pubblici e alla gestione dei progetti coordinati da Agit, che appunto mirano al, all'innovazione delle procedure di acquisto e negoziazione. Nella mia presentazione farò un spero breve scursus sugli indirizzi tecnologici che sono definiti a livello europeo e su come eh, in Italia ci stiamo muovendo sia per, eh, per recepire questi indirizzi sia per contribuire in modo attivo alla definizione delle linee guida che vengono eh, stabilite a livello europeo. Allora. Non so se abbiamo problemi di audio. Eh, come già introdotto dalla, dalla collega Emanuela, eh, la visione europea è quella di creare un mercato aperto e integrato dove le soluzioni eh, interoperabili per la digitalizzazione, digitalizzazione dei contratti pubblici sono un fattore abilitante. Questo cosa significa? Significa che eh, naturalmente l'Unione Europea è formata da gli, vari Stati membri, ci sono problemi, barriere dovute alla lingua, barriere dovute alla legislazione nazionale, quindi eh, le politiche della Commissione mirano a far sì che i sistemi inf informativi siano un elemento un collante tra le diverse realtà dei paesi. Questo vuol dire che a livello europeo si definiscono delle regole tecniche, degli indirizzi tecnologici per far sì che i sistemi di ogni paese membro possa dialogare e in questo modo operatori economici possono accedere a mercati, eh, a, un, 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 un operatori economici italiani possono accedere a mercati di altri paesi e viceversa avremo operatori economici di altri paesi che accedono al, al mercato nazionale. Eh, molto brevemente, quali sono gli indirizzi dati dalla Commissione, dall'Unione Europea? Li ha già eh, introdotti Emanuela. Abbiamo le tre direttive sul, sui contratti pubblici. C'è una eh, quarta direttiva, che è la 55-2014, che è sempre una direttiva sui contratti pubblici, che introduce un, uno standard di fatturazione unico a livello europeo. Eh, non dimentichiamo che l'Italia naturalmente ha recepito le direttive sui contratti pubblici con il nuovo codice, è in fase di recepimento della direttiva sulla fatturazione elettronica che eh, dovrebbe essere diciamo, a, entro fine entro novembre. Eh, sarà pubblicato un decreto che appunto, stabilirà come in Italia potrà essere utilizzato eh, lo standard europeo di fatturazione. Non dimentichiamo che l'Italia ha l'implementazione di fatturazione elettronica. Eh, più, diciamo, più importante a livello europeo, quindi diciamo, in Italia dovrà, eh, dovremo far convivere la fattura europea con il nostro processo già consolidato. E non dimentichiamo che nel processo di procurement end-to-end, -end, quindi dalla definizione del fabbisogno fino all'esecuzione della, 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 della fornitura vera e propria, c'è un tassello importante che riguarda l'ordine. In Italia, eh, in anticipo rispetto agli altri paesi europei, abbiamo introdotto. Nell'ultima legge di bilancio anche eh, la digitalizzazione eh, degli ordini d'acquisto. Questo cosa significa? Che, che in Italia con la digitalizzazione dell'ordine, che diciamo anche qui c'è un DM che è eh, in, in fase di emanazione, digitalizzazione dell'ordine, digitalizzazione della fattura e eh, digitalizzazione dei pagamenti, di fatto siamo vicini a una completa digitalizzazione eh, del. Eh, di quello che noi chiamiamo post award quindi della fase di esecuzione della fornitura eh, e da questo punto di vista siamo diciamo, un passo avanti rispetto a, agli altri paesi eh, europei questa è eh, la timeline che diciamo, noi in ufficio abbiamo appesa dietro la scrivania dove sono indicate le date principali di questo processo di innovazione vedete che è un, sono tre eh, linee di scadenza abbastanza, abbastanza fitte. Eh, nella parte in rosso, la, la, quella più in alto, vedete che c'è una scadenza che già eh, abbiamo diciamo, superato, che è quella del 18 aprile 2018. Io vi dico solamente le principali, non. Parto da, dalle precedenti, da, diciamo da quelle più vecchie, perché in realtà già ad aprile 2016, con l'emanazione del codice dei contratti pubblici, di fatto sia la eh, pubblicazione che l'accesso ai documenti di gara deve avvenire in modalità elettronica. Abbiamo una scadenza che è stata appena superata, che è quella dell'introduzione del documento di gara unico europeo in formato elettronico, poi i nostri colleghi più tardi diciamo, illustreranno cos'è il documento di gara unico europeo, di fatto è l'autocertificazione che il fornitore deve presentare in fase di, di offerta. Questo documento di gara unico europeo è elettronico e nel progetto ISPD eh, stiamo definendo un formato XML che dovrà essere adottato ai sensi di una circolare che sarà emanata dal MIT. Quindi che vuol dire? Vuol dire che al momento il DGUE è solo elettronico. In Italia facciamo, stiamo facendo un passo in più, oltre che essere elettronico lo eh, definiremo in formato XML, in modo tale che questo documento di gara unico europeo sia una specie di passaporto che eh, un fornitore può utilizzare sia in Italia sia negli altri paesi europei. Naturalmente la deadline più importante è quella del 18 ottobre 2018 che introduce l'obbligo di comunicazioni elettroniche nelle procedure di gara. Questo cosa significa? Significa che di fatto in tutte le fasi della procedura di gara... Fino alla giudicazione, cioè l'obbligo delle direttive e del codice non riguarda l'esecuzione della fornitura, ma solo fino alla, al momento dell'aggiudicazione, tutte le comunicazioni dovranno avvenire in modalità, in modalità elettronica, diciamo una disposizione piuttosto generale che però ha delle implicazioni eh, non banali, perché di fatto in tutte le fasi. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e il fornitore devono avvenire in modalità elettronica, questo fa sì che in, diciamo, per gli step più delicati che magari, eh, e in cui le informazioni devono essere riservate, bisognerà adottare dei, protoco dei protocolli adeguati. Molto brevemente, l'indicazione eh, cioè che poi è stata data anche dal piano triennale è quella che le stazioni appaltanti debbano dotarsi di una piattaforma. Sul mercato uh, ci sono molte piattaforme, soprattutto uh, quelle gestite dai soggetti aggregatori, quindi da entità pubbliche. Ci sono anche piattaforme di mercato cioè, forniti da, uh, o, da fornitori di software. Però l'indicazione data dal piano triennale è quella di utilizzare una piattaforma perché gestire le comunicazioni elettroniche, magari solamente con la PEC, sentivo, ascoltavo la domanda di poco fa, non è sufficiente per essere adempienti e alla, alla, alla normativa riguardo eh, i contratti pubblici. Nelle due timeline più in basso abbiamo la fatturazione elettronica, e sia per quanto riguarda la nostra fattura italiana, sia per quanto riguarda l'adozione della fattura elettronica europea. Come saprete, la fatturazione elettronica, la, la normativa nazionale, prevede un'estensione dell'obbligo di fattura anche nel settore privato a partire dal 1 gennaio, perlomeno questo a, a normativa attuale. Una deadline eh, importante è quella, eh, diciamo, mentre questa è, un, è una scadenza nazionale, una scadenza che invece è europea, eh, eh, diciamo, che è già fissata e che è, è inderogabile è quella dell'adozione della fattura europea eh, a partire da aprile 2019. Questa è una disposizione della direttiva 55, quindi ciò vuol dire che da aprile 2019 eh, un operatore economico eh, diciamo non italiano, ma anche quello italiano perché sono, eh, diciamo sono equiparati, potranno utilizzare un unico standard per inviare fatture alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione. Quindi in Italia noi abbiamo il fattura PA, però eh, da aprile sarà possibile utilizzare questo formato di fattura europea sia in Italia che verso l'estero. Eh, stiamo lavorando al momento per il DM di recepimento. Uh, qui abbiamo gli step fondamentali per che diciamo l'attività, questa diciamo è l'attività che in gran parte è stata coordinata da Agid e eh, che appunto ci porterà eh, alla digitalizzazione e all'innovazione dei contratti pubblici. Siamo partiti nel 2014 dopo l'esperienza molto forte sulla fatturazione elettronica PA e eh, abbiamo contribuito, l'Italia diciamo, è tra i contributori eh, nelle attività di, standardiz di standardizzazione a livello europeo, sia per quanto riguarda la fattura elettronica sia per quanto riguarda gli standard eh, nel, eh, nel public procurement. Ci sono due comitati tecnici presso il CEN, che è l'ente di standardizzazione europeo, il 434 e il 440, che definiscono appunto gli standard, uno per la fattura e l'altro per l'e-procurement end-to-end, eh, -end. quindi eh, partendo diciamo, dalla, dal, dal, dal bando di gara fino alla, 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 alla fase di ordine. Eh, a livello nazionale c'è un documento programmatico che è la strategia crescita digitale che appunto è l'implementazione italiana dell'agenda digitale europea. In questa strategia se voi andate a vedere già dal 2014, giugno 2015 poi è stato aggiornato questo documento, c'è un forte commitment sulla parte di, di digitalizzazione dei contratti pubblici sia, nella parte, sia per quanto riguarda le gare sia per quanto riguarda eh, l'esecuzione e già sono indicati quali sono gli standard e i protocolli che devono essere implementati dai sistemi che, su cui ehm, le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici dovranno lavorare. Naturalmente, il, recepimento, il passo successivo, al recepimento delle direttive eh, sui contratti pubblici, Emanuela già ce, ce le ha raccontate, regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi di procurement, queste sono è la circolare 3 2016, in questa circolare... Di fatto eh, già eh, descriviamo quello che era stato appena enunciato nella strategia crescita digitale e in, da, si danno indicazioni su quali, eh, i, quali sono gli strumenti da utilizzare, eh, che, che le piattaforme dovranno utilizzare. Di fondamentale importanza sono stati i progetti CEF Telecom. Come diceva Emanuela, eh, la Commissione europea non dà, dà solo indirizzi di tipo normativo, ma fornisce anche un accompagnamento di tipo tecnologico con i gruppi di lavoro e, e i comitati di standardizzazione che fra poco vi illustrerò e naturalmente dà anche, fornisce delle eh, forme di finanziamento a cui in Italia noi abbiamo attinto in maniera abbastanza eh, ampia. Di fatto eh, l'Italia eh, insieme alla Spagna sono i due paesi che hanno avuto più eh, fondi da questi programmi di finanziamento. Di fondamentale importanza è il piano triennale per l'ICT. Nel piano triennale ci sono due schede che appunto eh, indicano come le pubbliche amministrazioni devono indirizzare la propria spesa in ambito ICT proprio per far evolvere i propri sistemi. Quindi una spinta eh, nell'investimento della pubblica amministrazione sulle piattaforme. Eh, i procurement, diciamo, diciamo parte eh, negoziazione e un, anche una forte spinta all'integrazione del ciclo dell'ordine. Quindi anche a questo punto, diciamo, come avevo detto prima, ho detto poco fa, l'Italia è molto avanti. Quindi l'ordine diciamo, è in fase di, di definizione come regole tecniche, la fattura è già in corso, quindi le pubbliche amministrazioni sono invitate a investire su questi aspetti. Dal giugno 2017, questo è un altro step fondamentale, eh, Agid è diventata eh, Pepple Authority per l'Italia e, e la scelta che è stata fatta in Italia è quella di aderire a un circuito europeo già eh, piuttosto diffuso e consolidato. In realtà questa eh, deriva da un nasce da un progetto flagship eh, che è partito credo nel 2009, mi sembra se non erro. Eh, si è molto eh, diciamo, preso piede soprattutto nei paesi nordici, ma implementa di fatto, forse l'unica implementazione rilevante di tutte le indicazioni date a livello europeo riguardo l'interoperabilità dei sistemi, con particolare riferimento all'e-procurement. Quindi eh, l'AGID eh, la sta coordinando. Ehm, i soggetti italiani in questo ambito e naturalmente c'è una forte collaborazione sia con CONSIP che InterCenter, che è il, il soggetto che si occupa di contratti pubblici per la regione Emilia-Romagna. Infine, ecco l'EDM digitali sulla digitalizzazione delle procedure di acquisto che ancora non ha visto la luce, eh, su cui però diciamo, noi abbiamo lavorato già da tempo. Eh, è un, è un DM, è una disposizione che eh, spero esca presto chiarendo molti dei punti che eh, eh, i sistemi dovranno eh, implementare per, appunto, per far sì che le procedure di gara siano effettivamente dig digitali e efficienti. Eh, questo, questo schema eh, indica quali sono gli standard, le regole tecniche su cui stiamo lavorando e su cui i sistemi, eh, su, eh, 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 che i sistemi dovranno implementare? Come vedete, a partire dalla pubblicazione del bando di gara fino alla, al passo fattura, c'è una parte di standard che viene definita a, a livello europeo. Come dicevo precedentemente. Stiamo lavorando nel TC 440 e 434 per definire le regole tecniche. La regola tecnica del 434 che riguarda, che riguarda la fattura elettronica è già stata pubblicata, quindi è una regola tecnica già esistente e di fatto è quella che viene indicata dalla direttiva 55 eh, per essere adottata dalle stazioni eh, appaltanti dell'Unione Europea. Nella fase di aggiudicazione delle gare ci sono anche eh, dei, alcuni gruppi europei e gruppi eh, di lavoro europei che definiscono le regole tecniche. In particolare, sono state le, definite le regole tecniche per la trasmissione dei bandi di gara per, eh, al TED, quindi per la pubblicazione dei bandi di gara a livello europeo. Eh, sono state definite le regole tecniche anche i servizi eh, riguardanti l'ICERTIS, eh, quindi. Eh, poi vedremo come queste regole tecniche sono state implementate in Italia. Le regole tecniche riguardano il documento di gara unico europeo e quello che è il Virtual Company Dossier. Allora, il mentre il, il documento di gara unico europeo è un'autocertificazione, il Virtual Company Dossier di fatto è il dossier che raccoglie tutte le evidenze e i certificati che comprovano l'autodichiarazione dell'operatore economico, questo oggetto, su questo oggetto, eh, gli oggetti che vedete in verde più chiaro, sono oggetti su cui si sta ancora lavorando, mentre quelli in verde scuro sono quelli che hanno una regola tecnica già consolidata che eh, stiamo implementando, questo oggetto ancora non è, ci si sta ancora lavorando, diciamo che è un passo ulteriore eh, o, oltre l'autocertificazione. La A livello più basso vedete Peppol, Peppol è l'implementazione di tutto quello che sta ai livelli superiori, quindi nell'ambito del, de, del consorzio Peppol eh, l'Italia sta lavorando per poi far sì che queste regole tecniche si vengano eh, diciamo, messe a, adottate e eh, si riesca a sviluppare sistemi che siano standard appunto, e che possano dialogare con i sistemi de, degli altri paesi dell'Unione in particolare sulla parte di eh, digitalizzazione della gara eh, diciamo siamo un pochino indietro da questo punto di vista mentre per l'esecuzione della fornitura di fatto eh, il, la parte implementativa è in una fase molto avanzata tanto che eh, l'ordine eh, di, di cui stiamo aspettando il DM attuativo per, per l'ordine eh, d'acquisto sarà già un ordine d'acquisto in formato Peppol e quindi già pronto per eh, essere interoperabile con gli altri paesi dell'Unione. Tra le forme di accompagnamento della Commissione europea non ci sono solo, eh, come dicevo prima, solo gli standard, ci sono anche, viene fatta un'attività che è di accompagnamento dal punto di vista tecnologico, ciò vuol dire che per tutti gli standard e le regole tecniche che ho citato poco fa, in realtà a livello europeo sono stati definiti dei servizi e dei software, quindi sono disponibili software open source piuttosto che piattaforme per un self assessment, quindi per capire quanto il proprio sistema è lontano dall'adozione degli standard europei. E che accompagnano eh, soprattutto chi è che deve realizzare i sistemi informativi nell'adottare queste regole tecniche e questi, eh, questi standard. È stata fatta un una grossa operazione di investimento da parte della Commissione europea, in particolare eh, gli oggetti che, su cui noi stiamo lavorando diciamo, in forma eh, maggiore è la parte di delivery, quindi di trasmissione dei documenti e dei dati e la parte di fatturazione elettronica e per questi due, diciamo, questi due tasselli dei sistemi informativi europei sono stati stabiliti dei eh, protocolli e sono stati stabiliti anche dei strumenti che possono essere agevol agevolmente eh, riusati nei sistemi informativi eh, nazionali questa, su questa slide andrò molto velocemente eh, nel senso questa è eh, uno dei paradigmi principali su cui si, basano, si basa l'architettura europea è quello che è chiamato il four corner model. Eh, questo uh, modello consente a due soggetti eh, che sono dislocati in paesi diversi dell'Unione di scambiarsi i documenti in modo sicuro. Eh, questo è, è quello che viene definito a livello europeo, i delivery. L'implementazione principale di questo modello è appunto eh, è stata fatta da Peppol e quindi in Italia è utilizzata già da regione Emilia Romagna, Consip, abbiamo in Italia un, diciamo, un numero abbastanza, credo intorno ai 15-16 access point. Questi access point sono dei nodi che possono dialogare con altrettanti nodi che sono sparsi a livello europeo. Il problema di questa architettura è che naturalmente tutti i soggetti coinvolti Vedete, sender, cioè chi invia, receiver, chi riceve, devono adottare sicuramente lo stesso standard a livello di trasmissione, ma anche lo stesso uh, mod modello dei dati, cioè lo stesso tracciato. Quindi, il lavoro che stiamo facendo prevalentemente in Pepple è quello di far sì che i nostri sistemi utilizzino tutti gli stessi tracciati e adottino questo. Uh, questa, questo livello di comunicazione in modo tale che i nostri sistemi dia possano dialogare con i sistemi che sono attestati su un, sugli altri nodi a livello europeo. Questo è un po' il filo conduttore dal punto di vista architetturale che eh, lega tutti i progetti CEF eh, che abbiamo coordinato come Agite, quindi di fatto oh, sia nel progetto Iagor che riguarda la fattura, sia ne, eh, diciamo, su, nei progetti di Procurement, questa cosa ancora eh, al, nei progetti avviati ancora diciamo, in, un, in una fase. Embrionale, ma nel prossimo progetto di procurement parleremo e introdurremo gli delivery PEPPOL anche per quanto riguarda le gare. PEPPOL: Questo è uno spot per PEPPOL, questa è diciamo, la mappa che indica la diffusione di PEPPOL a livello europeo. Le stelle indicano il fatto che sia presente una Peppol Authority, la Peppol Authority è l'autorità che di fatto accredita gli operatori, gli, diciamo, gli intermediari, i service provider che consentono l'accesso alla rete Peppol. Come vedete c'è sicuramente una eh, preponderanza dei paesi nordici, eh, l'Italia è di fatto l'unico paese del Mediterraneo grande che partecipa e anche il consorzio si aspetta da noi diciamo, un contributo eh, rilevante nell'ultimo periodo anche eh, complice l'adozione della fatturazione elettronica europea il consorzio si sta ampliando, di fatto anche eh, uno degli stati, qui è scritto la Germania ma uno degli stati federali del, della, mh, tedeschi adotteranno Open per la fatturazione elettronica B2G perché la fatturazione elettronica B2G diciamo, diventerà eh, obbligatoria al lato pubblico amministrazione ovvero se la pubblica amministrazione non potrà rifiutare la fattura elettronica da appunto da aprile 2019. Quindi, di fatto, è una, un obbligo che impatta sulla pubblica amministrazione e questa fattura deve essere conforme a un unico standard. Quindi, per far sì di essere, per adempiere a questo obbligo, molti paesi si stanno affacciando e stanno adottando, adottando i protocolli Peppol. Eh, sulla parte di finanziamento, credo che ehm, Emanuela abbia già detto praticamente eh, tutto, eh, eh, abbiamo un, un progetto approvato e concluso che era il progetto eh, IIGOR, il primo progetto su fatturazione, abbiamo due progetti in corso che sono i Certis e SPD, di fatto la seconda parte di questo webinar è concentrata sulla parte di, su, sui Certis, appena ieri abbiamo eh, superato diciamo, un, un, un primo step di collaudo. Con la Commissione europea è, a, è partito a maggio il lo, la seconda parte del progetto Invoicing che appunto mira a, a far evolvere SD in modo tale che, oltre a, a poter gestire il formato europeo, eh, diciamo sia pienamente integrato lo SD con la rete PAPPOL. E poi siamo, ecco come vedete, 18 settembre 2018, siamo proprio in fase conclusiva per preparare una nuova proposta sulla fatturazione elettronica e, da, e a novembre, anche questa ci stiamo lavorando, una nuova proposta progettuale sul, incentrata sull'e-procurement e in particolare sull'adozione del documento di gara unico europeo strutturato in formato XML e sulle gare eh, elettroniche. Allora, io credo di aver finito con eh, uno o due minuti di anticipo eccomi qua benissimo Fabio grazie grazie mille per questa panoramica allora sono arrivate alcune domande in chat allora la prima chiedeva se questo schema che penso sia quello della slide 6 se non sbaglio 5-6 se vogliamo possiamo anche tornare indietro eh, vale anche per gli affidamenti ridiretti e in più chiedono anche se gli affidamenti diretti eh, seguiranno sempre la procedura digitale. Allora, eh, questa è una, una, una bella, è una bella domanda: no? è sugli affidamenti diretti, sugli per, per, eh, su, su, affidamenti diretti digitali. Di fatto, l'obbligo è, è sulle procedure di gara sopra soglia perché le direttive. Nell'ambito del delle codice si parla per tutte le procedure descritte nel codice, per tutte le procedure, quindi comprese anche quelle di affidamento. Eh, allora, su, eh, la, di fatto le, le, le comunicazioni elettroniche devono essere eh, applicate in base agli obblighi, diciamo, della, degli obblighi di direttiva, la direttiva di fatto. Le introduce solamente per le procedure di gara sopra soglia. In Italia abbiamo fatto un recepimento che diciamo, estende gli obblighi, eh, gli obblighi europei. Quindi eh, ci sono alcuni aspetti, di fatto non è ancora prettamente definito. Per esempio, il documento di gara unico europeo, ancora non è ben chiaro se si, può, se si debba utilizzare per, eh, diciamo, per le procedure sopra soglia o sotto soglia. Di fatto è obbligatorio sicuramente per il sopra soglia, per il sotto soglia ancora non è chiaro se si possa utilizzare quindi diciamo c'è un'adozione una, un è sicuramente per il soprasoglia. per il sottosoglia alcune diciamo procedure potrebbero essere diciamo, implementate in modo digitale a macchia di leopardo questo però eh, diciamo, que questo aspetto diciamo, di, incertez di incertezza viene superato eh, utilizzando una, una piattaforma telematica. Di fatto, utilizzando la piattaforma telematica, eh, senza citare diciamo, le, le, la specifica piattaforma, alcune piattaforme forniscono degli strumenti eh, di procedura telematica per tutte le procedure di acquisto, quindi sia per la parte di affidamento diretto piuttosto che per sottosoglia che per il soprasoglia eh, sopra europeo. Benissimo, grazie per i chiarimenti. Un'altra domanda chiede: Mi sembra di capire che per il momento è circoscritto l'acquisizione di materiale dichiarato ai fini del programma degli approvvigionamenti ICT. È previsto venga esteso anche agli altri generi di acquisizione mediante i programmi? No, questo no, non è solo per l'ICT, ma è per tutte le categorie. Per tutte le categorie. Okay. Quindi diciamo, il, co il codice è, è un'applicazione. Relativa al codice dei contratti pubblici. Okay. Quindi non solo per gli acquisti ICT, gli acquisti ICT sono una delle categorie, ma anche. E poi c'è Fabio Casanelli, Casanelli sì. che dice il MIT nelle linee guida sull'utilizzo del DGUE chiede che sia utilizzato per gli affidamenti superiori a 40.000 euro e in questo caso le stazioni alfattanti si stanno regolando. In questo, come dicevo prima, eh, cioè mi dispiace non poter dare una risposta diciamo, che sia netta. Eh, cioè, di fatto, l'obbligo allora, è, sicur è sicuramente per il soglia, per il, sotto il sottosulio eh, diciamo, c'è cioè uno scenario ancora diciamo, quasi fluido. Perché anche il MIT, c'è una circolare del MIT che riguarda proprio il DGUE che deve essere aggiornata e lì vengono date delle indicazioni, appunto come diceva Cassanelli, relativo all'utilizzo nel nel, cioè, diciamo, per eh, importi superiori a 40.000 euro. Okay. Un'ultima domanda, Graziano Paesani chiede se la fatturazione elettronica non è obbligatoria anche nel caso di affidamenti diretti. La fatturazione elettronica verso PA ah sì, è quella obbligatoria diciamo, indipendentemente dalla tipologia della procedura d'acquisto. Benissimo, va bene, allora io direi per ora abbiamo risposto a tutte le domande, se ce ne saranno altre risponderemo al termine di questo webinar, ringrazio molto Fabio Grazie Massimi per l'esposizione e la chiarezza, e direi di dare adesso la parola a Roberto Reale e al Benzio Cirillo che ci parleranno dei servizi previsti dall'Unione Europea per l'implementazione del single market. Eh, il servizio europeo e-certis e l'integrazione attraverso il progetto e-procurement Inter interoperable adesso non mi ricordo l'acronimo eh, benissimo, a voi la parola, vedo in questo momento Albenzio Cirillo. Eh, Cirillo collegato ok e quindi adesso cambiamo subito l'etichetta. E... Benissimo, a te la parola e grazie. Grazie, Michela, Allora, buongiorno a tutti. Sono Albenzo Cirillo della Fondazione Ugo Bordoni. Eh, ormai collaboro con, con l'AGID da oltre due anni sull'innovazione del processo di procurement, quindi sulla transazione verso il cosiddetto e-procurement. Eh, per sottolineare proprio la digitalizzazione che riguarda tutti gli aspetti, come vi è stato descritto prima anche dalla dottoressa Mariotti, diciamo che in questo intervento eh, la mia volontà è quella di darvi delle indicazioni in merito a De Certis in modo tale da introdurre qual è il disegno. A grandi linee, eh, che caratterizza il framework per il procurement digitale in tutta l'Unione Europea. E per descrivere questa cosa partirei innanzitutto dall'introduzione dall di CERTIS nell'ambito nazionale, quindi andiamo a vedere che cosa dice il codice dei contratti a riguardo: il codice dei contratti pubblici. Sostanzialmente. Abbiamo bisogno dei mezzi per la creazione del mercato unico digitale, che è quello che vi hanno descritto prima, cioè abbiamo bisogno necessariamente di qualcosa che ci permetta di, eh, di avere dei punti di interoperabilità con gli altri mercati europei e, e Certis effettivamente è proprio uno di questi perché è un servizio messo a disposizione dalla Commissione europea che permette di identificare i vari certificati o tutte le altre evidenze che vanno a confermare le eh, caratteristiche ehm, che riguardano gli operatori economici eh, che partecipano alle gare di appalto pubbliche nell'Unione Europea. Mi spiegherò meglio poi più avanti, modo, illustrandovi anche il funzionamento di questo servizio e certis. Innanzitutto eh, capiamo da dove deriva, deriva dall'introduzione della direttiva europea 24 del 2014, che poi è stata recepita nel codice dei contratti pubblici, come molti di voi sapranno, quindi nel decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche e in particolare Certis viene menzionato in tre articoli. L'articolo 85 che introduce il documento di gara unico europeo, il cui acronimo è DGUE, ma che vi introduco nel contesto europeo, viene anche eh, indicato come ESPD che è l'acronimo di European Single Procurement Document. Questo ve lo dico perché molto spesso sentirete parlare di SPD e dovrete sostanzialmente associarlo al DGUE italiano. L'articolo 86 anch'esso eh, cita e certis per quanto riguarda i mezzi di prova e l'articolo 88... Invece dà proprio delle linee eh, specifiche che riguardano ECERTIS in quanto si chiama registro online dei certificati e Certis. Ecertis è in stretta relazione con il DGUE, no? proprio perché per quanto abbiamo detto prima, ehm, come è stato introdotto anche da, dall'ingegner Massimi. Il DGUE è un'autodichiarazione basata su un modello di formulario approvato dalla Commissione. Che cosa significa questo? Che la Commissione ha redatto un formulario che comprende genericamente tutti i requisiti che devono essere chiesti, uh, tutti i requisiti che devono essere chiesti agli operatori economici e uh, la Mm, lo Stato italiano le ha recepiti nella fattispecie tramite le linee guida numero 3 emesse dal MIT il 18 luglio 2016 per ehm, la compilazione del modello di formulario di GUE. Ora, uh, che cosa significa questo? Che nel documento troviamo per l'appunto l'indicazione di tutti i criteri che possono suddividersi in criteri di esclusione e criteri di selezione, o più nello specifico motivi di esclusione e criteri di selezione. A ah, ehm, diciamo, sulla base di quello che è indicato nella normativa nazionale nell'articolo 80 nell'articolo eh, 83, se non erro, quindi l'articolo 80 per quanto riguarda i motivi di esclusione, e eh, sostanzialmente noi dovremmo avere uno strumento per conoscere come andare a comprovare, ehm, come andare a comprovare ciascuno dei criteri che sono richiesti. Quindi Già è stato introdotto prima ehm, per la parte tecnica lo sviluppo della BDE della banca dati degli operatori economici come indicato nell'articolo 81. Però quello che è interessante capire è che eh, tutti questi eh, requisiti, tutti questi criteri mh, hanno delle evidenze che devono essere note a livello pubblico e devono essere note a livello europeo. Questo lavoro è svolto dai Certis, per cui c'è una stretta correlazione tra quanto c'è scritto nel DGUE e quanto è riportato sui Certis, quindi dovrò avere necessariamente una corrispondenza bionivoca tra quello che c'è sul formulario DGUE e quello che c'è sui Certis, o più genericamente a livello europeo tra quello che c'è sul formulario ESPD, quindi quello della Commissione europea, e quello che ci sarà sempre sullo stesso registro. Difatti, l'articolo 85, che è quello che riguarda il documento di gara unico europeo, dice eh, alla, al comma 8, per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione aggiornato Secertis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti agli operatori economici che possono essere consultate dalla stazione appaltante di altri Stati membri. E sono comunicate su richiesta agli atti stati membri le informazioni relative alle banche dati, di cui è presente articolo. In questo comma, sostanzialmente, viene disciplinato l'utilizzo eh, di ECERTIS come strumento di interoperabilità, proprio per eh, venire a conoscenza delle informazioni pertinenti agli operatori economici. Andiamo avanti anche con eh, gli altri articoli che fanno menzione di, eh, dello stesso registro. Nell'articolo 88, nella fattispecie, abbiamo due commi che ehm, determinano chi provvede ad aggiornare le informazioni sui certis per quanto riguarda il sistema nazionale e anche in che modalità dovrà essere adottato. Eh, sul primo punto possiamo dire dal comma 1 che è responsabile la cabina di regia eh, che è nominata all'articolo 212 del codice dei contratti per l'aggiornamento delle informazioni e quindi c'è un sistema già in, in atto, per l'editing proprio di quelli che sono i contenuti, i criteri sulla database di CERTIS e delle evidenze associate, quindi quando parlo di evidenze parlo sempre per l'appunto di quello che prima ho indicato come banca dati inerenti agli operatori, stiamo parlando di quei registri che contengono le informazioni degli operatori. Poi facciamo qualche esempio in modo tale da capirlo eh, con più chiarezza, e il secondo comma dice le stazioni appaltanti utilizzano i CERTIS e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prova documentali che sono contemplate dai CERTIS. Questo dà una lettura chiarissima sulla modalità con cui deve essere utilizzato i CERTIS, ossia che in corrispondenza dei criteri che vengono espressi tramite eh, il bando di gara o più nello specifico tramite il formulario di GUE, devono essere necessariamente dei criteri per i quali tramite CERTIS so anche quali documenti o quali evidenze certificati o attestati devono essere forniti per comprovarne eh, il rispetto eventualmente o l'assenza di motivi di esclusione. Esiste poi anche l'articolo 86 che ribadisce la centralità di CERTIS eh, nel determinare le modalità previste da singoli Paesi membri dell'UE per recuperare i mezzi di prova. Difatti, il comma 3 dell'articolo 86 dice se del caso uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati del qual comma 2, che sono quelli che riguardano i criteri di esclusione, non sono rilasciati eh, o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono ammessi a disposizione tramite e-certis. Con questo abbiamo praticamente chiuso tutte le opzioni possibili per la consultazione delle evidenze. Perché abbiamo dichiarato che anche per quanto riguarda gli stati membri, qualsiasi riferimento per individuare le fonti di accertamento di un criterio relativo a un operatore economico devono essere necessariamente specificate sui CERTIS. Quindi questo è sicuramente il motivo principale per la promozione di questo strumento e come potete immaginare da voi è uno strumento che non ha attualmente una situazione statica o a regime perché per quanto il servizio sia stato sostanzialmente eh, avviato mh, contestualmente alle scadenze imposte dal codice dei contratti e quindi anche dalla direttiva europea per cui parliamo del 2016 L'impegno per l'appunto, come avete visto prima dall'articolo 85, l'impegno per la compilazione dei dati presenti nei CERTIS è demandato chiaramente a ciascun Paese membro. Per cui ci troviamo in una situazione in cui anche a livello italiano abbiamo indicato la quasi totalità dei criteri presenti sul formulario di GUE e sicuramente. Ehm, ci saranno anche in futuro degli aggiornamenti e degli allineamenti in previsione di quelle che sono anche le modifiche che potrebbero essere eh, introdotte, modifiche che possono essere di allineamento con eh, quello che è il formulario europeo. Vi spiego tra poco perché ho fatto questa nota. Io, innanzitutto, volevo. Non sapendo se molti di voi sono già a conoscenza di questo strumento, introdurvi il servizio molto brevemente. Eh, parliamo di Ecertis come un web tool, principalmente mh, raggiungibile dal link che vi ho pubblicato nella slide. Questo tool ho messo a disposizione della Commissione europea. Ha un'interfaccia molto semplice di consultazione che, come vedete in un riquadro che ho sottolineato nella, nella slide, nello screenshot, mostra dei filtri di ricerca di criteri o prove. Chiaramente lo strumento, tra virgolette, è eh, fruibile in diversi linguaggi, eh, proprio perché è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea. E per cui ci troviamo di fronte a una possibilità di ricerca di criteri e di evidenze che, tramite questi menu e tendina, il cui risultato viene riportato a valle e che ehm, diciamo, ci permette di capire innanzitutto come è organizzato questo registro dei criteri. Perché? Noi siamo partiti essenzialmente dalla distinzione tra motivi di esclusione e criteri di selezione e questo ovviamente è un uh, discorso che è ribadito anche all'interno del codice dei contratti, oltre che dalla direttiva europea. E esistono tuttavia anche dei criteri puramente nazionali e questo è ovvio. Io ne faccio un esempio qui sotto nella slide. Abbiate insomma eh, pazienza. Questo è il primo esempio che mi è venuto perché forse è anche il più palese. Eh, volevo praticamente illustrare il fatto che se andiamo a ricercare i criteri esiste innanzitutto una diversificazione, una tipizzazione per categorie. Per cui avremo i motivi di esclusione legati a condanne penali, i motivi di esclusione legati a insolvenze, conflitti di interesse, o leciti professionali e così via come pure avremo i criteri di selezione per i sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, eccetera, e avremo infine i, i eh, motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale. Perché viene fatta questa distinzione? Che oltretutto rispecchia esattamente quello che c'è nel formulario come suddivisione in schede all'interno del formulario di GUE, o meglio ancora del formulario europeo. Perché... Effettivamente viene creata una logica di criteri, tipologie di criteri e poi di criteri padri e criteri figli. Che cosa intendo con questo? Che esiste una possibilità di definire in forma ramificata la dipendenza dei criteri. Eh, sostanzialmente quello che noi individuiamo qui è il nodo principale da cui si diramano però, il dettaglio dei vari criteri, e che ci serve poi per avere una classificazione che, come vi spiegherò a breve, è importantissimo per l'integrazione con il discorso fatto in precedenza della DGUE. Ora, nella fattispecie qui io ho fatto l'esempio dell'infiltrazione mafiosa. L'infiltrazione mafiosa è un criterio puramente nazionale, come viene indicato. Vedete che oltretutto io eh, nello screenshot ho messo esattamente il risultato che troverete facendo la ricerca sul su web tool Certis. Eh, però quello che volevo farvi notare è che oltretutto è il linguaggio inglese, quindi c'è... Ancora lavoro da fare anche per l'adeguamento tutti i vari linguaggi, il lavoro di traduzione, però l'obiettivo adesso è quello di capire il meccanismo di funzionamento, l'evoluzione del framework di e-procurement e capire in che cosa già possiamo utilizzare questi strumenti. Ora eh, tornando a noi, quindi vi facevo un discorso di dipendenza dei criteri, di ramificazione, per cui avremo sicuramente che la tipologia è quella dei criteri che hanno una valenza puramente nazionale. All'interno and andremo quindi a identificare un criterio che eh, ha una ramificazione unica, che è quello dell'infiltrazione mafiosa, ma se prendiamo altri criteri che sono utilizzati a livello europeo dovremo necessariamente avere una filiazione per ciascuno degli stati membri e faccio un esempio. Facciamo l'esempio della bancarotta, il criterio di esclusione per bancarotta eh, che è chiaramente un motivo di esclusione, se lo andiamo a cercare su Ecertis ci riporta queste informazioni, la cosa più importante è che dato che Certis esiste principalmente per mostrare l'evidenza che deve essere fornita per comprovare quello specifico motivo di esclusione, l'assenza o meno del motivo di esclusione in, in tal caso. In basso a sinistra, non so se si legge nella slide, però l'esempio lo potete ripetere anche voi seguendo il link che vi ho indicato prima. Eh, viene riportato che l'evidenza per certificare lo stato dell'operatore economico è certificata dalla Camera di Commercio. Quindi sappiamo esattamente che la Camera di Commercio ci, do, ci deve dare l'evidenza eh, dello stato eh, dell'operatore economico, ma questo in realtà poi presenta tutta una serie di dettagli aggiuntivi, non si ferma qui a Certis perché se poi andate a consultare le evidenze, perché vi ho detto prima che il criterio si può fare eh, anche dal punto di vista... Mh, Uh, delle prove, non solo dei criteri, la ricerca volevo dire: uh, sicuramente trovate indicazioni per quanto riguarda anche, per esempio, se l'evidenza è a pagamento o meno, quindi sono tutte informazioni utili per l'operatore economico anche per interpretare il criterio che gli viene richiesto e come lo può comprovare. Ad esempio, uh, per un operatore economico norvegese, lo stesso criterio, vedete che adesso ho cambiato slide, riporta che deve essere fornita come evidenza l'output del. Registro nazionale della bancarotta norvegese. Questo ci serve per capire a livello europeo come ciascuno si deve comportare, per cui se parteciperà eh, l'operatore economico norvegese a una gara nell'ambito eh, del criterio di bancarotta, per andare a verificare il suo stato, bisognerà chiedere a questo registro norvegese eh, qual è lo stato dell'operatore economico. Ora chiaramente siamo ancora in una fase diciamo preliminare, stiamo creando le, i presupposti per eh, operare a di mercato unico europeo. Poi si affineranno sulla base di queste informazioni, di queste direzioni, anche tutti gli strumenti che ne permettono consultazione. Qui un breve accenno del fatto che eh, Certis vi ho mostrato la web application, ma è fruibile anche tramite servizi REST. I servizi REST sono sostanzialmente delle chiamate web service eh, implementabili dalle piattaforme telematiche in eh, back office. Perché questo? Perché ho la possibilità, tramite la consultazione di questi servizi, di consultare alcune eh, delle informazioni presenti nella banca dati CERTIS. Questo servizio è mantenuto dalla Commissione, e noi eh, abbiamo pensato un piano che riguarda il framework nazionale delle procurement, quindi a livello italiano che permetta di uniformare la comunicazione tra tutte le piattaforme all'interno del sistema paese. E per questo motivo a breve vi introdurremo IEP in termini di finalità di integrazione di eCertis, ma di questo ve ne parlerà brevissimo il mio collega. Io l'ultima nota che vi volevo fare prima di passare la parola al mio collega è relativo alla relazione tra i Certis e DGUE diciamo riprendo un po' quanto avevo introdotto prima però forse adesso che vi ho introdotto gli aspetti principali potete immaginare qual è la relazione che esiste tra un DGUE elettronico e quindi il lavoro che vi ha anticipato prima l'ingegner Massimi che stiamo facendo all'interno del progetto CFSBD quello quindi di dare una struttura di dato al DGUE un, un, un dato strutturato significa quindi avere delle informazioni taggate, delle informazioni che sono ricavabili e leggibili da macchina. E in questo caso sostanzialmente avremo che i criteri si sì, associati a un identificativo che poi è contenuto all'interno di Ecertis, possono essere facilmente letti dalle macchine e facilmente interagire, ad esempio, in un futuro prossimo con la b 2 per il recupero di tutte quante le informazioni eh, utili a, eh, come mezzi di prova per l'operatore economico. Per cui questa è la strada, il primo tassello sicuramente è l'integrazione con Ecertis. Eh, detto questo, io passerei la parola al collega Roberto Reale che vi parlerà del, del progetto IEP. Grazie per l'attenzione. Eventualmente ci risentiamo dopo per domande. Grazie. Salve, buongiorno a tutti, sono Roberto Reale di Agid. So che lui è tarda e non vi ruberò, non vi ruberò tanto, diciamo una serie minuti ancora, quindi come collega. Eh, scusami Roberto, in questo momento ti sento, non ti sento bene, se puoi avvicinare un pochino il microfono. Sì, sì. Mi sentite meglio? Sì, ok, va bene. Perfetto. Perfetto, quindi come, come dicevamo quindi il sistema di CERTES è un registro dei criteri eh, di gara. Ehm, che cosa succede invece a livello nazionale? Eh, la normativa prevede che la, ci sia un diciamo, sistema di disaccoppiamento dello stato intermedio, il sistema simile che è gestito dall'autorità anticorruzione che tra le altre finalità ha quello di rilasciare il codice identificativo di gara, ma funziona appunto anche eh, da eh, provider. Diciamo, di... Scusami Roberto se ti eh. interrompo nuovamente, ma eh, non riusciamo a sentire bene, dovresti mettere proprio il microfono eh, più vicino, si sente gracchiare, non so Proviamo perché. Così. Proviamo okay. così? Sì, perfetto. Alza un po' la Grazie. Voce. Grazie. Perfetto, grazie a te grazie a te. E, dicevamo il, il sistema Simog, eh, quindi gestito dall'autorità dall anticorruzione, eh, tra i vari scopi, appunto, ha come dicevamo, quello di rilasciare il codice identificativo di, di gara, ma ha anche la funzione di eh, funzionare diciamo, come sistema di disaccoppiamento tra il sistema Certis e le stazioni appaltanti. Eh, è qui che si inserisce il, il progetto IEP, che è un, diciamo, un progetto ormai quasi concluso, finanziato grazie alla, alla, ai fondi CEF Telecom della Commissione europea e che ha visto Agid come capofila di un raggruppamento di ben quattro altri partner. Tra pubblici e privati, in primis naturalmente l'autorità anticorruzione che è direttamente coinvolta in quanto gestore appunto del sistema SIMOG, eh, InterCenter che è, è la piattaforma per i servizi informativi della regione Emilia-Romagna, CONSIP ed una, una società privata, Inverso. Eh, Agid è riuscita ad aggiudicarsi il, un finanziamento per la realizzazione del progetto e eh, per l'implementazione appunto di presso Simog eh, di uno strato di collegamento con, uh, con i Certis. Qual è in sostanza l'obiettivo del progetto IEP? È appunto ehm, la creazione presso Simog, quindi l'aggiornamento di Simog, eh, eh, che permettesse di eh, avere a disposizione di mettere quindi eh, in seconda battuta a disposizione delle stazioni appaltanti in conformità poi alla normativa europea sugli appalti pubblici eh, i criteri che Ecertis mantiene a livello centrale. Quindi Simog eh, esce da questo progetto eh, potenziato. In quanto grazie all'interconnessione con Ecertis non solo non solo permette agli operatori esteri di partecipare alle gare italiane, ma permette anche di avere un allineamento anche per le amministrazioni giudicatrici italiane eh, sulle gare, un allineamento con i criteri di tutti i paesi eh, membri dell'Unione dell Europea. Eh, la timeline del progetto è molto serrata. Abbiamo due parti, due sezioni diciamo implementative. Quindi, l'evoluzione eh, di SIMOC, come dicevamo, e l'evoluzione delle piattaforme locali, locali di e-procurement. Eh, una fase che si è conclusa il 30 giugno, dopodiché, siamo adesso. Eh, Abbiamo concluso ieri, come aveva accennato il collega Massimi, eh, con successo una fase di validazione da parte della Commissione europea e ci apprestiamo quindi per il 30 settembre a concludere eh, in modo definitivo il progetto attraverso anche delle sessioni di eh, dissemination, di diffusione dei risultati, di cui tra l'altro questo webinar è parte. E con eventi anche dal vivo, sia presso Agile sia presso uh, altre amministrazioni. Insomma, il programma, tra l'altro, degli eventi sarà disponibile, in parte disponibile, ma con alcune eh, date ancora da definire sul, sul sito di Agile. Uh, vediamo brevissimamente, brevissimamente l'architettura di Epi, a cui vi avevo già accennato. Vediamo che il sistema di certe, il sistema, il sistema comunitario è il sistema centrale che contiene i criteri di gara. Questi confluiscono attraverso l'interrogazione da parte di CIMOG, dei web service cui vi aveva accennato il, il collega prima, e quindi l'acquisizione in CIMOG dei criteri di gara eh, europei ed italiani in primis. E, la messa a disposizione da parte di Sivog alle piattaforme eh, appaltanti di questi criteri. Quindi Sivog, come vi dicevo, appunto, funziona come una sorta di centro di smistamento a livello nazionale dei criteri, dei criteri di gara, diciamo da, dal punto di vista appunto, dei criteri. E io ho concluso, grazie a tutti per l'attenzione, se avete domande ci siamo. Benissimo Roberto, grazie. Vido, sì, c'è una domanda. Sì, c'è una domanda. Sì. Infatti colgo sì. l'occasione per chiedere ai partecipanti appunto, di approfittare di questo momento per fare domande in chat che recepiremo. Allora, la prima domanda è di Graziano Paisani che chiede se il sistema CIMOG espone dei servizi REST che consentano di integrare le informazioni dei CIG all'interno dei portali delle pubbliche amministrazioni. Diciamo che per quel che riguarda l'oggetto di questo webinar, eh, il sistema Simog espone servizi web che consentono eh, di accedere alle informazioni dei criteri che Simog a sua volta aveva ehm, recepito dai Certis. Quindi, lo ripeto, Simog accede alla, alla banca dati. I CERTIS e a sua volta mette a disposizione delle piattaforme appaltanti tramite servizi REST, ovviamente, e anche tramite, eh, non, non in questo momento, ma eh, diciamo potrebbe essere anche in fase di, uh, potrebbe essere anche diciamo, oggetto di successiva evoluzione, anche un accesso via web, ma non in questo momento, e, e, e le informazioni dei criteri. Inoltre SIVOG sempre per, per quel che riguarda appunto, i criteri di gara uh, offre anche eh, dei servizi aggiuntivi, come per esempio la storicizzazione dei criteri che al momento eh, i Certes non prevede. Benissimo, allora chiedo anche agli altri relatori, in questo momento non ci sono altre domande, quindi anche gli altri relatori se vogliono intervenire per appunto, specificare anche dei temi appunto, che hanno suscitato interesse, quindi chiedo anche agli altri relatori di attivare o comunque di alternarvi alla postazione. Eh... Sì, io volevo solo un attimo approfittare della, appunto, di questo momento per sottolineare che IEP è appunto una storia di, di successo perché eh, è stato eh, un, un progetto finanziato dalla Comunità Europea al 75% e portato, portato, possiamo dirlo, ormai diciamo, a termine in modo soddisfacente. Beh. Comunque passo a questo punto la parola anche ai colleghi se c'è qualcosa che vogliono aggiungere. Grazie a tutti. Eh, grazie mille Roberto per il vostro lavoro e per la chiarezza insomma, con cui avete presentato questo argomento. Ecco qua, ritorno io, ritorno io perché ho visto che la, la questione sugli affidamenti ha suscitato interesse anche con Emanuela, in realtà non l'avevo ascoltato ma c'era stata una domanda precisa. Allora, eh, riguardo le comunicazioni, allora l'articolo 40 è chiaro, nel senso si parla di comunicazioni elettroniche per tutte le procedure eh, definite dal codice. Naturalmente, diciamo le, le, il fatto che la, digi la digitalizzazione deve essere, si applica a seconda della complessità della procedura. Quindi, cosa significa? Se, significa che su, proced su procedure so dove c'è, ad esempio, una selezione dell'offerta occorre naturalmente garantire la. Eh, segretezza di alcune informazioni sugli affidamenti diretti, di fatto, la piattaforma potrebbe essere eh, non necessaria, cioè quello è, perché alcuni passi potre, possono essere fatti semplicemente ad esempio, come perché Manuela mi ha detto che aveva risposto che si può fare tramite PEC, In effetti, per gli affidamenti, di fatto non serve una piattaforma, ad esempio, anche il DGUE nelle direttive era solo per le gare sopra soprasoglie, in Italia abbiamo esteso al sottosoglie il mitta corretto dicendo sottosoglia ma non per gli affidamenti. Sulla BDOE, sempre per fare diciamo, tasselli specifici che vengono applicati in modo differente a seconda della, della procedura di acquisto. Ad esempio, BDOE eh, di fatto è, sarà a disposizione di tutte le stazioni appaltanti, ma per gli affidamenti diretti, le, le, le pubbliche amministrazioni potrebbero non, decidere di non fare delle verifiche attraverso BDOE. Quindi diciamo c'è eh, diciamo diverse eh, sfumature nell'utilizzo degli strumenti elettronici divisi, divisi, definiti dal codice a seconda della tipologia della, tipologia della procedura. Ok, grazie. Okay, Poi questo Fabio questo Cassanelli dice: Torno alla scadenza del 18 ottobre per l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche nelle procedure di affidamento. Entro quando si prevede di dare indicazioni alle sezioni appaltanti relativamente all'esclusione per affidamenti di modifica entità sotto soglia o sotto 40.000 euro? Allora, eh, no, in questo caso no, il MIT ha detto che non, il DGUE non è obbligatorio per, i, per gli affidamenti. Eh, poi Danilo... Oh. Quindi diciamo, eh, no, non credo che cambi, che cambi nella prossima... Eh, Danilo Anania chiede le specifiche DGUE in formato in XML da adottare entro il 18 ottobre, quando saranno ufficializzate? Mm. Allora, qui forse non so se non so, Mareino sono stato chiaro io. In realtà il DGUE è elettronico dal 18 aprile 2018. Elettronico non vuol dire strutturato XML. Il formato XML lo stiamo introducendo perché è uno dei deliverable dei prodotti del progetto ISPD. Quindi, dal 18 ottobre 2018 non ci sarà l'obbligo di DGUE XML. Ci sarà l'obbligo che già c'era, peraltro, del DGUE elettronico. Poi nel. Il nostro progetto, stiamo definendo la struttura nella circolare. MIT verrà definito quando quella struttura dati dovrà essere utilizzata, per cui ci, si, si darà il tempo a, alle piattaforme di, a, di adeguarsi. Quindi, l'XML non è una scadenza del 18 ottobre. Ok, non so se c'è una domanda per Roberto, credo. O no, direi che a questo punto forse possiamo volgere alle conclusioni. Non so se qualcuno dei relatori vuole fare con qualche appunto riflessione finale. Nel frattempo guardo la chat se c'è qualche altra domanda. Allora, c'è cioè Laura Marongiu, per esempio, dice l'ANAC allora, nelle sue altri... FAC eh, afferma che il DGUE va richiesto sopra i 20.000 euro. Sì, cioè immaginate che il coordinamento di tutta la documentazione te tecnica immagino. di linea guida non è, non è banale. Va bene, allora io direi che se non ci sono altre domande o qualche relatore se non vuole concludere con qualche riflessione, direi che possiamo concludere. E vi ringrazio appunto per aver appunto dato chiarezza a questo panorama riguardante l'e-procurement, visto che comunque in chat sono stati apprezzati tutti gli interventi. Quindi appunto vi ringrazio anch'io per la vostra disponibilità e professionalità eh, e vi saluto e speriamo ci saranno anche altre occasioni per approfondire. Grazie a tutti, grazie anche ai nostri partecipanti. Eh, Sempre insomma, fedeli e coinvolti insomma, in queste attività che stiamo organizzando relative all'innovazione digitale, grazie anche ad Agid, ovviamente. Buona giornata e buon pranzo a tutti. Alla prossima. Saluti. A voi, un saluto a tutti.